A Marotta un anziano vuole gettarsi sotto un treno, un carabiniere lo chiama al telefono e lo convince a tornare a casa. Acquisti online, contratti e truffe telefoniche. Grazie al sostegno della Regione, le associazioni dei consumatori lanciano la campagna 12 sportelli, fino ad oggi recuperati più di 130.000 euro. Largo Seneca, Lido di Fano, verrà riqualificato insieme ai ragazzi del Polo 3. Ecco la nuova vela luminosa che verrà installata con le opere degli studenti dedicate al grande pubblicitario e grafico italiano. Enogastronomia, cultura, musica e divertimento. Giovedì 11 agosto, appuntamento con la passeggiata degustativa in giro per fan. Proloco e associazioni pronte a sfornare migliaia di pasti in 8 punti della città. I biglietti stanno andando a ruba. Ci sarà anche il getto di dolciumi al carnevale estivo che torna dal 13 al 15 agosto sul lungomare di Sassonia a Fano. I giganti di cartapesta ospiteranno i concerti mentre i carri di seconda categoria sfileranno lungo viale Adriano. Buonasera a tutti e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Come avete sentito, voleva farla finita gettandosi sotto un treno, ma l'intervento al telefono di un carabiniere di Fano lo ha salvato. È successo ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Marotta di Mondolfo. Erano circa le ore 17 quando una donna, tramite il 112, ha comunicato alla compagnia carabinieri di Fano che l'anziano padre, vedovo da circa un anno, l'aveva contattata poco prima riferendogli di volerla fare finita gettandosi sotto un treno. L'operatore di turno alla centrale operativa è riuscito a mettersi in contatto telefonico con l'anziano, che in quel momento era a bordo della sua auto nelle vicinanze della stazione. Il militare è riuscito ad accertare il modello del veicolo e lo ha comunicato tempestivamente alle pattuglie di Marotta. Durante la lunga conversazione, il carabiniere ha rassicurato l'anziano con parole di conforto ed è riuscito così a convincerlo a dirigersi verso casa, dove erano già presenti altri carabinieri e i suoi familiari. Il comune di San Severino Marche ha aperto un conto corrente nel quale chiunque potrà fare una donazione per aiutare la famiglia di Alika Ogorciuku, il venditore ambulante ucciso venerdì scorso a Civitanova Marche dal 32enne Filippo Ferlazzo. Il denaro, come ha spiegato il sindaco Rosa Piermattei, servirà alle spese quotidiane che la moglie dovrà affrontare, come l'affitto di casa e le bollette. I fondi raccolti saranno gestiti dal comune fino a quando il figlio sarà minorenne e fino a che la moglie non diventerà autonoma a livello economico. Invece i funerali di Alika non sono ancora stati fissati perché si attende l'arrivo dei familiari più stretti dalla Nigeria. L'ambulante, infatti, aveva 8 fratelli. Sarà tumulato a San Severino. Ed ora parliamo della tutela dei cittadini che spesso si devono districare tra una marea di offerte e truffe sempre all'orizzonte. Grazie al supporto della Regione, le associazioni dei consumatori delle Marche hanno lanciato un'importante campagna di comunicazione nella quale rientra anche un sito dedicato. Tutelare i cittadini e promuovere azioni e attività in loro favore, è questo l'obiettivo che spinge le 5 associazioni dei consumatori delle Marche ad un impegno quotidiano per aiutare le persone a riconoscere ed evitare truffe e raggiri, ma anche ad acquisire consapevolezza dei propri diritti ed esercitarli attraverso i canali associativi. Grazie all'importante contributo della Regione Marche, lo scorso anno è stato realizzato un sito internet consumarche.it, utile e intuitivo, uno strumento che permette all'utenza di trovare con estrema facilità gli argomenti ricercati. Qui è possibile trovare anche lo sportello competente per territorio ed una utilissima sezione guide dedicata ad esempio alla merce contraffatta, agli acquisti online in sicurezza, al mercato dell'energia e alle truffe telefoniche. Anche la nuova attività di comunicazione attraverso gli sportelli è sostenuta dalla Regione grazie alla sensibilità del vicepresidente con delega alla tutela dei consumatori Mirko Carloni. Si tratta di una campagna pubblicitaria che permetterà di proseguire l'aggiornamento del sito, di effettuare una promozione digitale su Google e Meta e di creare materiale grafico e affissioni online. I diritti dei consumatori passano per la conoscibilità di questi diritti e quindi questo sito Consumarche, che diventa un luogo di informazione, di trasparenza per tutto quello che possono essere le truffe e i diritti dei consumatori rispetto al mercato, rispetto alle aziende che fanno un'attività sleale, è una, secondo me, un fatto di civiltà, è un passo avanti importante. Quindi con tutte le associazioni che rappresentano i consumatori nelle Marche abbiamo deciso di dare vita ad un progetto che è appunto questo di Consumarche, che lo slogan da oggi lo sai, proprio per la consapevolezza che deve esserci in questo settore. E devo dire che
sia con gli sportelli fisici che da oggi con questo sito online si dà un segnale reale di attenzione da parte della Regione Marche ai consumatori marchigiani. Fino ad oggi le associazioni dei consumatori hanno recuperato oltre 133.000 euro a fronte delle circa 1.000 pratiche gestite. Gli sportelli finanziati sono 12 e nelle nostre sedi i cittadini possono trovare dei professionisti preparati per poter aiutare nel dirimere quelle controversie che quotidianamente devono affrontare. Inoltre lo sportello stesso diventa un punto vero e proprio di presidio territoriale e vengono coperte tutte e 5 le province della Regione Marche, quindi il nostro obiettivo è quello di non lasciare nessuno escluso. Vogliamo quest'anno potenziare gli strumenti che abbiamo già realizzato e attraverso lo slogan "Da oggi lo sai", quello che vogliamo rendere chiaro per i cittadini è sapere a chi si possono rivolgere, dove possono trovarci e sapere le informazioni e implementare la conoscenza sulle buone pratiche che sono necessarie per poter affrontare il mondo consumeristico che ad oggi è diventato una vera e propria giungla. Dopo 3 giorni di maratona d'aula, il Consiglio regionale delle Marche ha approvato con il parere contrario del PD la riforma della riorganizzazione sanitaria. È un passo storico verso la risoluzione concreta dei problemi ereditati dalle giunte di sinistra, ha commentato la Lega in una nota. Dopo 20 anni, con questa legge avviciniamo la sanità al territorio, hanno spiegato i consiglieri, a partire dalla creazione delle 5 aziende sanitarie territoriali che serviranno a sviluppare una sinergia tra la rete ospedaliera e i servizi erogati. Ed ora ci spostiamo al Lido di Fano perché l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori ha annunciato l'installazione di una nuova vela dedicata a Federico Seneca e realizzata dagli studenti del Polo 3. Assessore, qual è il progetto per Largo Seneca? È un progetto di riqualificazione che è appunto voluto fortemente dall'Istituto Polo 3, dei ragazzi che volevano fare memoria di Federico Seneca. Federico Seneca fu uno dei pubblicisti più importanti del Novecento a livello internazionale. Ricordiamo semplicemente la pubblicità dei Baci Perugina, ma anche quella della Buitoni e non solo. I ragazzi, naturalmente, lavorando all'interno dello stesso istituto, ne hanno capito l'importanza e hanno voluto portare un valore aggiunto alla città. Precedentemente c'era una vela installata, una vela di metallo, invece noi così facendo andremo a sostituirla, era ammalorata dalle condizioni climatiche perché un po' si era usurata con la salsedine, per cui l'abbiamo sostituita con una nuova vela luminosa di modo che sarà visibile anche la notte, con un pannello descrittivo di quello che è la vita dell'artista, e i ragazzi hanno pensato di riqualificare anche tutte quelle che sono le sedute collaterali, proprio andando ad applicare delle loro opere, le sue opere d'arte in ordine cronologico, perché Federico veramente fece tante opere nel tempo che poi sono diventate opere che lo hanno illuminato. Questo è un bel modo di unire l'arte, i giovani, ma soprattutto di dare anche una bella dignità nella città alla memoria di un grande artista. Entro quando verrà installata? Entro la prossima settimana verrà inaugurata l'opera. Apriamo la pagina degli eventi e iniziamo da In Gir per Fan, la passeggiata degustativa che torna giovedì 11 agosto nel centro storico di Fano. Confermate le 8 postazioni, i musei aperti e i concerti in 4 punti della città, in piazza 20 settembre il tributo a Lucio Battisti. Passeggiare tra i luoghi più suggestivi della città, ascoltando buona musica e degustando i prodotti tipici della provincia pesarese. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, giovedì 11 agosto torna In Gir per Fan, la passeggiata itinerante nel centro storico di Fano che coniuga enogastronomia, cultura e intrattenimento. L'evento è organizzato dalla Proloco Fanum Fortune con il supporto dell'amministrazione comunale, dell'Umpli e della Regione. Si partirà alle 19.30 da piazza 20 settembre, dove sarà possibile acquistare i biglietti e ritirare il kit, un comodo marsupio dotato di bicchiere e mappa. Consiglio sempre di prenderli prima i biglietti perché stanno sinceramente andando a ruba e, come è successo anche negli anni passati, qualcuno è rimasto senza, purtroppo. Poi successivamente abbiamo l'antipasto, che viene gestito dalla Proloco di Fano, e ai Giardini Leopardi. Poi abbiamo le 2 postazioni che fanno praticamente i primi, ovvero la Proloco di San Costanzo alla Piazza Marconi con la Polenta e la Proloco di Acqualagna, che si trova a zona Pino Bar, dove hanno praticamente le tagliatelle al tartufo. Quindi, diciamo, 2 prodotti anche abbastanza
interessanti e sicuramente saranno gettonatissimi da quel punto di vista. Poi abbiamo i secondi, che abbiamo la Prolocco di Mondolfo che si troverà nella zona Pincio con uno spedino e delle patatine fritte, e abbiamo ai Giardini Amiani invece la Prolocco di Urbania che seguirà invece tutta la gestione del crostolo. Verso la zona di Santa Maria Nuova abbiamo invece la Prolocco di Montelabate che, come tutti conoscono, diciamo, ci farà un assaggio per quanto riguarda le pesche di Montelabate, e chiuderemo il tutto in piazza con la distribuzione del caffè, che è l'ultima postazione, e con un bellissimo evento che verrà poi fatto per concludere praticamente la serata. In quasi tutte le postazioni sarà possibile degustare i vini delle cantine locali, mentre davanti al Duomo sarà presente l'Associazione Italiana Sommelier con una degustazione di vini selezionati di qualità. Inoltre, durante l'evento, i monumenti e i musei della città rimarranno aperti anche per chi non sarà in possesso del biglietto, e alcuni ragazzi delle scuole fanesi faranno da ciceroni mettendosi a disposizione dei visitatori. Sono circa 150 i volontari in campo, ai quali si aggiungono le persone che lavoreranno i giorni prima e i giorni dopo per poter allestire così la città, prepararla per la manifestazione e poi ripulire nuovamente la città per una manifestazione importante che si è sempre caratterizzata fortemente nella nostra città, perché c'è la migliore enogastronomia, perché c'è la possibilità di visitare la città, perché c'è la possibilità di ascoltare veramente buona musica. Una manifestazione che è veramente molto rappresentativa dell'estate, perché arriva appunto il momento d'agosto dove l'estate è piena di turisti, è sì attrattiva perché sono tante le persone che arrivano nella nostra città per questo momento dove trovano la nostra città aperta, ma è anche rappresentativa perché tutti i turisti che sono qua possono partecipare. Quindi grazie a chi si sta mettendo in campo per questo, e sono convinto che anche quest'anno sarà un grande evento. La parte musicale è stata curata da Paolo Casisa, che nel 2018 ha ideato un logo e una rassegna dedicata. Quest'anno per Engine per Fun, per la terza volta consecutiva, è abbinata alla rassegna Women in Music, che promuove la figura femminile nella musica. Quest'anno sono quattro le situazioni musicali che andranno in scena nei luoghi di degustazione, e sono gli Stralunati, i Donderdag, Giulia Nicolini e i Mellow Tone Jazz Duo. Grazie alle varie proposte sarà possibile ascoltare musica jazz, blues, soul e rock and roll, ma anche le canzoni swing, il cantautorato italiano e le ballate inglesi. Alle ore 22, poi, in piazza 20 settembre si terrà il grande concerto di chiusura dedicato a Lucio Battisti con la band Il Nostro Canto Libero. Il nostro concerto sarà cantato, suonato e raccontato dai musicisti che hanno collaborato con Lucio Battisti, tra i quali Walter Calloni, batterista storico di Lucio, e sarà un modo per farvi ascoltare una trentina di brani tra i più belli di Lucio Battisti. Filate dei carri allegorici, getto di caramelle e musica, spettacoli e laboratori per bambini. Questa mattina è stato presentato anche il programma del Carnevale estivo che si terrà a Sassonia di Fano dal 13 al 15 agosto. Filippo Pucci. Lavori in corso all'interno della fabbrica del Carnevale di Viale Piceno a Fano. C'è chi si dedica agli ultimi ritocchi, chi provvede all'installazione di musica e luci e chi scarica i primi trattori che traineranno i 7 carri allegorici. È tutto pronto per l'edizione estiva del Carnevale Fanese, in programma il 13, 14 e 15 agosto sul lungomare Adriatico Sassonia. 4 i nuovi carri, Supercalifrigidi di Anna Mantovani, Freedom di Matteo Angherà e Love Diva di Luca Vassillic. A questi 3 se ne aggiungerà un altro, il Pupo, che quest'anno si intitolerà Il Villano. A completare la sfilata, che ricordiamo si svolgeranno soltanto nelle date del 13 e 14 agosto con partenza alle 21:30, altre 3 opere già viste nelle precedenti edizioni. Questa mattina, all'interno del comune, è stato presentato il programma. Le principali novità sono gioia, spensieratezza e divertimento. Ecco. Poi torna la sfilata dei carri di seconda categoria, come sapete, perché quelli di prima non possono sfilare per questioni di sicurezza al mare. Torna il getto dei dolciumi con un carro dedicato, il carro del getto lo abbiamo chiamato, che la grande amica del carnevale Luana Miriminucci ci ha offerto al carnevale. Poi tanta festa,
tanto divertimento e una collaborazione importante con i ragazzi di Porto Futuro che gestiranno tutta l'area adiacente al mercato ittico. Non mancherà la musica rabita e i quattro carri allegorici di prima categoria che per l'occasione si trasformeranno in grandi palcoscenici. Nelle tre serate gli appuntamenti prenderanno il via su tutta la zona Sassonia a partire dalle ore 19 con musica, street food, spettacoli, mostre e spazi dedicati ai bambini con giochi, attività e laboratori di gomma piuma curati dal Laboratorio Geniale e Porto Futuro. I carri di prima categoria ospiteranno DJ set, concerti, cabaret, tutto quello che ci possiamo aspettare da una festa estiva. E per l'occasione avete predisposto anche dei bus navetta. Gli abbiamo pensato di attivare un bus navetta con Adriabus che farà un giro che potete vedere ovviamente nel sito e che compenserà le mancanze dei posti. Un carnevale che si mostra soprattutto per tutte le famiglie e i bambini. Tra l'altro quest'anno abbiamo fatto una promozione specifica nel mercato nazionale con un'azienda specifica. Abbiamo comunicato a 600.000 famiglie italiane tramite la newsletter la nostra destinazione, una destinazione che si presta alle famiglie con i bambini. Abbiamo loro comunicato proprio che questo periodo si può trovare in primis il Carnevale di Fano, ma poi tantissime altre manifestazioni. Questo per dire che anche eventi in questo periodo, nel periodo estivo, sono dei grandi eventi di promozione della nostra città, per la qualità della nostra proposta, e sono una promozione anche per quello che, ecco, dovrà tornare a essere il nostro Carnevale invernale. Rimaniamo a Sassonia perché domani all'anfiteatro Rastatt si terrà un'iniziativa di prevenzione e informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili, sulla sicurezza stradale e le manovre salvavita e sugli effetti di alcol e droghe alla guida. L'evento organizzato dai comitati di Udine e Fano della Croce Rossa Italiana si svolgerà dalle 18.30 alle 23.30. L'appuntamento, patrocinato dall'assessorato alla Polizia Municipale, sarà dedicato a Milena e Marco, due giovani volontari della Croce Rossa Italiana deceduti in due diversi incidenti stradali. Da Sassonia ai Tre Ponti, perché domani sera all'Arena BCC di Fano prosegue la rassegna dialettale e sarà la volta della compagnia Artacan. Io sto tranquillo perché ho fatto il vaccino, ho fatto il Swift perché mi ha fatto... Non sono acceso quella della Swiffer. Oh, tu sai che l'ho fatto anche io il Swiffer? Faccio soltanto una dose. Una? Una, e sai come ha detto la dottoressa? Aspettati. E lei è coperto al 50%. Io il bel lavoro. E adesso mica ho capito che pacca è coperta. Sarà coperta la pacca destra o sarà coperta la pacca sinistra? Va, capite? 5 agosto, quindi BCC Arena, il titolo del vostro spettacolo. La ricreazione è quincetto tutta clavia. E cosa dire? Spero che vi piaccia. Partecipate numerosi e non posso svelare niente, chiaramente, perché altrimenti mancherebbe la suspense, per cui partecipate e noi cercheremo di dare del nostro meglio. Beh, se tu non vuoi svelare nulla, come si dice, la curiosità è femmina e io è una donna che bisogna, insomma, che io mi rivolga. Allora qualche anticipazione dobbiamo darla in questa ricreazione. Insomma, ci saranno dei personaggi che solleticheranno sicuramente la nostra curiosità. Sì, diciamo che sono dei personaggi spirituali, di più non diciamo, e possiamo dire che cercheremo di spiegare quello che è successo miliardi di anni fa e perché oggi vediamo succedere certe cose. L'idea è nata leggendo delle poesie di Gabbianelli e da lì abbiamo sviluppato questa idea, di più non dico. Va bene, allora invitiamo i telespettatori. Sì, va bene, noi saremo in scena venerdì 5 agosto. Speriamo che veniate numerosi, speriamo di divertire anche, che si diverte il pubblico. Assolutamente sì, vi aspettiamo venerdì 5 agosto. Ma questa settimana a me è proprio andata questa. Oh, cara mia, questa fu molto affezionato, Questo sarà stato il 1950, il 1951, 52, 53, mi ricorda. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato al Fossombrone Teatro Festival con Giulia Bellucci. Il nostro telegiornale termina qui e buona serata a tutti su Fano TV.